sono Ilenia Fortini, infermiera del 118 e sto per farvi vedere le manovre di disostruzione da corpo estraneo nel lattante. Nel momento in cui vedete il vostro bambino che respira male, chiamerete ovviamente il 118, vi daremo delle informazioni, le istruzioni come appunto effettuare le manovre di disostruzione. Dovete prendere il vostro bambino in posizione prona, lo appoggiate sul vostro avambraccio in questo modo come vi sto facendo vedere, gli tenete il visino con l'altra mano, vi mettete in una posizione comoda che è quella seduta appunto, in posizione declive, quindi con la testa che va verso il basso, e dovete dare delle pacche importanti tra le scapole il vostro bambino 5 volte. Il punto dove va posizionata la mano è con la parte ossea al centro delle scapole e date queste compressioni con via di fuga esterna senza dover prendere la testa del bambino. Se questa manovra non dovesse essere risolutiva, proseguite girando il vostro bambino sempre sull'avambraccio, però con la in posizione supina con il visino verso l'altro, e dovete fare delle compressioni toraciche fra i due capezzoli del bambino con due dita, sempre 5 volte. Tutto questo, quindi le 5 pacche interscapolari e le 5 compressioni toraciche, viene continuato fino a che non c'è una dislocazione del corpo estraneo o proprio la disostruzione completa. Tutte queste manovre che vi ho appena indicato, ovviamente siete sempre in appoggio al 118, all'infermiere della centrale che vi guida e starà sempre al telefono con voi per darvi istruzioni e per darvi la calma adeguata per fare queste manovre. Ma se le manovre che abbiamo detto dinanzi non dovessero essere risolutive, e lo vedrete perché il vostro bambino diventerà piano piano flaccido e quindi non sarà più responsivo. Allora dovremo appoggiarlo in un piano rigido, prenderlo con la mano C sulla propria fronte, due dita sul mento e effettuare delle insufflazioni, 5 insufflazioni bocca-bocca-naso. Ora noi per un discorso logistico metteremo una garzina, ma nel vostro bambino ovviamente questo non sarà necessario. Se dopo le 5 insufflazioni vedete che il corpo esterno non viene dislocato, non c'è disostruzione completa, allora dovrete continuare effettuando 15 compressioni toraciche in questo modo fra i due capezzoli del bambino, il seno, con due dita, tenendo sempre la mano sulla testina, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adesso scendiamo per le due insufflazioni. Come vedete, il torace si è alzato, quindi il corpo estraneo si è dislocato e quindi la nostra manovra è andata a buon fine.